In questo video, le origini del catfishing. Le attrezzature di base. Tutto sulle boilie, le esche vincenti. Le regole del catch and release. Kevin Nash fa parte di quella ristretta elite di pescatori che ha fatto del proprio sport una ragione di vita e di lavoro. Nell'ultimo ventennio ha contribuito a diffondere il carp fishing, la tecnica di pesca oggi popolarissima in tutta Europa e volta alla cattura di carpe record, di età e dimensioni talvolta eccezionali. Kevin Nash, inglese della contea di Essex, è un carpista di straordinaria naturalezza comportamentale, come dimostrerà in questo video, argomentando le proprie convinzioni in materia di pesca. Which one's that? Per apprezzare un personaggio come Kevin Nash, bisogna calarsi a pieno nella realtà del carp fishing, una realtà in cui la carpa, amica e nemica del pescatore, è oggetto di enorme rispetto. La sua conservazione è più importante della cattura stessa e il suo rilascio il fondamento di questo sport. Kevin Nash, con l'inseparabile compagno di pesca Jeff Pink, pianifica spesso le sue vacanze di pesca all'estero, proprio per allargare il più possibile le sue esperienze e farne scambio con i carpisti di altri paesi. Alla sua prima esperienza italiana, ha deciso di accamparsi sulle sponde del lago di Pusiano, a pochi chilometri da Como. La pratica del carp fishing prevede a volte lunghe sessioni di pesca, spesso di più giorni, soprattutto quando si affrontano acque mai frequentate prima, di cui è necessario un attento esame per valutarne la potenzialità. Una volta in Inghilterra si pensava fosse impossibile catturare grosse carpe. Circondati da un'aurea di leggenda, questi pesci erano considerati troppo intelligenti per farsi prendere. E quando anche fosse stato possibile catturarli, si credeva che l'attrezzatura necessariamente sofisticata non avrebbe resistito allo sforzo. Ma tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, un piccolo gruppo di pescatori, tra i quali il famoso Dick Walker, decise di sfatare il mito.
E vi riuscì, mettendo a punto tecniche e attrezzature specifiche per pescare le carpe. Walker ne catturò una enorme, oltre 20 kg. Battezzata Clarissa, fu messa in uno zoo dove migliaia di persone poterono ammirarla. Fu così che questa pesca iniziò a diffondersi e molti giovani come me decisero che avrebbero inseguito il sogno di catturare grosse carpe. Da allora il carp fishing ha continuato a evolversi fino ai nostri giorni. Individuare le aree di pascolo delle carpe è essenziale per una proficua battuta di pesca, specialmente in un grande lago, dove vi sono ampie zone in cui le carpe non vivono. Bisogna capire le loro abitudini e localizzare le aree dove si cibano. Guardate la superficie per individuare il loro passaggio e le bolle d'aria provocate dal loro grufolare sul fondo. Di notte ascoltate i loro salti, tutte queste cose sono d'aiuto per localizzarle. Ricordate, per trovare la zona giusta bisogna scoprire dove le carpe vanno a nutrirsi. Questo lago è profondo, in molti punti anche più di 20 metri, ma a quella profondità non c'è cibo per le carpe. Esso si trova invece tra i 2 e i 4 metri. Per trovare il fondo a questo livello uso un galleggiante indicatore. La lenza è collegata al galleggiante e il piombo è libero di scorrere. Lancio galleggiante e piombo nella zona che ritengo ricca di cibo per mostrare come si calcola la profondità. Metto in tensione la lenza fino a che il galleggiante si unisce al piombo sul fondo. Poi rilascio il filo dal mulinello. 1, 2, 3, un metro. 1, 2, 3, 2 metri. 1, 2, 3, 3 metri. Uno, ah, ecco, il galleggiante in superficie, perfetto. Anche in Italia il carp fishing ha fatto proseliti e Roberto Ripamonti è stato tra i primi a divulgarne gli aspetti tecnici, grazie alle sue qualità di pescatore e giornalista per le testate specializzate. Qui mostra una delle moderne canne da carp fishing, dotate di una straordinaria potenza ed elasticità grazie al carbonio con cui vengono costruite. Il mulinello deve avere una bobina capiente, in grado di contenere almeno 150 metri di filo dello 0,35. E per la pesca a corto raggio, di una leva di sblocco della rotazione della bobina stessa. Uno degli accessori più caratteristici dei pescatori di carpe, secondo le tecniche moderne, è il picchietto portacanne, detto rod pod. Questo accessorio permette di mantenere le canne parallele alla superficie dell'acqua, è posizionabile su tutti i tipi di superficie e garantisce un'estrema sensibilità a tutti i tipi di abboccata. Il rod pod è composto da due sistemi di avviso delle abboccate stesse, un sistema sonoro e un sistema visivo. Questo tipo di avvisatore acustico dispone di tre diversi interruttori. Il primo regola l'accensione e permette di operare sul volume dell'emissione sonora. Il secondo interruttore permette di regolare il tono, mentre il terzo regola la sensibilità dell'intero sistema, permettendo al pescatore di poter operare in diverse condizioni di corrente o di vento. Dopo aver lanciato con precisione nella zona pasturata, Roberto Ripamonti mette in tensione il filo e appoggia la canna sul sensitron, regolandone il volume di emissione.
Poi, alzando la leva del bite and run, libera la rotazione della bobina. L'inconfondibile suono dell'avvisatore indica che la carpa ha abboccato e il filo scorre veloce dalla bobina. Una decisa afferrata e ha inizio il recupero. Ci sono voluti quasi 20 minuti prima che questa meravigliosa carpa a specchi si arrendesse, ma la pazienza e l'abilità del pescatore hanno avuto la meglio. Con cura, il pesce viene adagiato su un telo umido per essere slamato senza danneggiare il muco protettivo che ricopre le sue squame. Viene infilato nell'apposito sacco per essere pesato. Oltre 9 kg, un esemplare di tutto rispetto. Quando ho trovato il luogo dove le carpe si cibano, pasturo quella zona con le boilie. In un bel lago come questo, dove i carpisti sono pochi, è probabile che molte carpe non sappiano neppure cosa sia una boilie. Quindi gliele offro, sperando che le assaggino e ne scoprano il gradevole sapore. Nei laghi inglesi, molti carpisti pescano da anni gli stessi pesci, che sono stati catturati molte volte con le boilie. E in questi casi bisogna pasturare affinché prendano confidenza con il diverso sapore delle nostre esche. L'obiettivo è quello di stimolarne l'avidità. Una carpa ingolosita dal cibo diventa meno prudente ed è allora che resta nuovamente all'amata. Per lanciare le boilie con precisione, anche a notevole distanza dalla sponda, non c'è nulla di meglio del cobra, un attrezzo ricurvo con il quale, presa la dovuta dimestichezza, si ottengono sorprendenti risultati. Per pasturare vicino a riva in un raggio non superiore ai 30 metri, è invece consigliabile una fionda dal capiente scodellino a forma di imbuto, con elastici dal progressivo allungamento per dosarne a dovere la tensione. I lanci vanno ripetuti in un'area ristretta. Per pescare le carpe uso quasi sempre le boilie. Queste palline hanno rivoluzionato il carp fishing. Si tratta di sfere tanto dure da non essere appetibili per i piccoli pesci, che le assaggiano ma non riescono a inghiottirle. Con questa esca, quindi, si è quasi certi che ad abboccare sarà proprio una carpa. Le si trovano già pronte e confezionate nei negozi di articoli da pesca, ma si possono anche preparare in casa. Al mix di farine si aggiunge un aroma a piacere e poi si amalgama il tutto con le uova fino a produrre l'impasto con quale formare le sfere, che, bollite per 3 minuti, diventeranno dure come sassi, quindi buone solo per le carpe. Dal 1992 Kevin Nash ha messo a disposizione dei carpisti le sue esperienze di pesca, producendo una gamma completa di esche, additivi e aromi che si evolve di anno in anno grazie a un costante lavoro di ricerca e verifica da parte di un team internazionale coordinato dallo stesso Kevin Nash e dal suo partner Gary Bays. Qui Nash mostra come realizzare in proprio le boilie,
usando un estrusore e l'apposita tavoletta su cui rullare le palline prima della bollitura. Ecco un'altra ingegnosa soluzione, ideata da Nash per proporre l'amo innescato nel bel mezzo di una cospicua offerta di Boily. Si tratta di un sacchetto di materiale idrosolubile, il PVA, che una volta giunto sul fondo, si scioglie in pochi secondi, liberando le esche e la lenza. È un metodo molto indicato quando si pesca in ambienti ricchi di vegetazione acquatica, che potrebbe ostacolare la perfetta presentazione dell'esca. Siamo tornati da Roberto Ripamonti, che mostra come innescare correttamente una boily infilandola su un apposito ago, che con il suo uncino consente di agganciare il cappio a fine lenza e di trasferirvi l'esca. Questa viene poi bloccata da uno stopper di plastica che ne assicura la perfetta tenuta al lancio. Ora entrambe le canne sono in pesca e non resta che attendere con pazienza la nuova boccata. E questa è indubbiamente una delle fasi più piacevoli. Il pescatore ha appena boccato una carpa, non si è ancora riuscito a vederla. Il problema fondamentale è riuscire a staccarla dal fondo e impedire che, nuotando, vada a trovare rifugio in qualsiasi ostacolo presente sul fondale. Non bisogna avere fretta di stancare il pesce. E questo è uno dei segreti fondamentali dei carpisti. Bisogna controllarne con calma le reazioni improvvise e i tentativi di fuga verso ostacoli sommersi, dosando la pressione sulla canna e la teratura della frizione sul mulinello. Catturato con l'aiuto del guadino, il pesce verrà slamato con cura e poi rilasciato. La carpa che ha abboccato è quella che i pescatori chiamano in gergo regina, ossia del tipo originariamente importato secoli fa dall'Asia e che presenta una livrea dorata composta da una fitta ed evidente squamatura. In Inghilterra usiamo gli stessi indicatori elettronici sonori comuni anche in Italia. Quelli manuali invece si sono evoluti. Dai tradizionali oscillanti si è passati a quelli a sospensione, molto più sensibili grazie al collegamento del filo ad una catenella. Questo è il sistema Ballbuster che ho progettato io. Le due sfere in acciaio inox ruotano quando la lenza si alza, fornendo così un'indicazione molto accurata.
Questa è la mia soluzione per la piombatura della lenza. Di solito i carpisti pescano con un piombo fisso, bloccato sul filo. Ciò può essere molto pericoloso per la carpa, in quanto se la lenza dovesse rompersi sopra il piombo e questo restare impigliato in un ostacolo sommerso, il pesce potrebbe non riuscire a liberarsi. Questo è il mio piombo top liner, che qualora restasse incagliato consente al pesce con una minima trazione di liberare la lenza e di riguadagnare senza pericolo la libertà. È assolutamente fondamentale che il pescatore pensi prima di tutto all'incolumità delle carpe. Il principio del funzionamento della lenza è che quando la carpa risucchia l'esca, immaginate che la mia mano sia la sua bocca, essa si stacca dal fondo e l'amo, ruotando, fa presa per effetto della resistenza del piombo. In Inghilterra le carpe più volte catturate e rilasciate sono divenute molto diffidenti. Non appena si trovano in questa situazione si fermano e, sempre restando immobili, sfruttano la massa dell'esca per espellere l'amo con un potente soffio. Questa è la mia lenza blowout, che è diversa dalle altre. La carpa inghiotte l'esca e resta alamata, ma quando cerca di espellere amo e boili, il tubetto di silicone scivola all'indietro. E così, l'amo resta lì dove è penetrato. Roberto Ripamonti ha catturato un'altra carpa, che non vuole saperne di venire a portata del guadino, e prende continuamente filo dalla bobina del mulinello. Dopo una strenua resistenza, il pesce è esausto e comincia ad affiorare. È un'altra carpa a specchi, più piccola della prima, ma pur sempre di taglia discreta. Ecco ora un ingegnoso sistema di legatura dell'amo con quello che viene definito curiosamente nodo senza nodo. Il filo viene avvolto sul gambo dell'amo e poi passato nell'occhiello senza produrre un nodo che finirebbe per indebolirne la tenuta. Effettuata la legatura, si rimuovono alcuni centimetri della verde pellicola di poliestere che riveste il filo, per dare all'amo e all'esca un movimento più naturale. Per finire, si innesca la boily nel modo tradizionale già visto in precedenza. La giornata di pesca prosegue in una tranquillità rotta soltanto dal salto fuor d'acqua di qualche grosso pesce. Ma ecco che un improvviso temporale viene a turbare il caldo pomeriggio di questa giornata di inizio estate. Ripamonti però non è tipo da farsi intimorire da un acquazzone e al riparo da pioggia e vento attende la nuova abboccata. Certo che non tarderà. Il bip del Sensitron suona la sveglia e una nuova battaglia ha inizio.
Quando il pesce viene a galla, la boilie è ancora lì, all'angolo della bocca, ben infilata sulla lenza. Peccato che non abbia neppure avuto il tempo di gustarsela. Con calma, la grossa carpa viene trascinata nel guadino. È di nuovo una carpa a specchi, dalla livrea perfetta. Sicuramente un pesce mai catturato in precedenza. Una volta catturata la carpa, utilizzate sempre un materassino imbottito e umido per adagiarla e liberarla dall'amo. Se la appoggiate sull'erba, potrebbe finire su un sasso nascosto e ferirsi. Sollevate delicatamente il pesce dal guadino, che ora può essere sfilato da sotto e poi spostato. Controllate bene il pesce. Questo è sano, ma in presenza di ferite usate un antiparassitario come il Clinic. Questa è una giovane carpa comune. La sua conservazione è l'elemento più importante della battuta di pesca. È un concetto che va oltre la cattura. Quindi usate sempre attrezzature non pericolose e ricordate che questa piccola carpa un giorno sarà un bellissimo esemplare che i vostri figli potrebbero avere l'opportunità di catturare. Abbiate quindi sempre grande cura dei pesci che pescate. Quando li rimettete in acqua, non trasportateli mai a braccia, perché potrebbero sfuggirvi e cadendo subire gravi danni. Quindi rilasciateli tenendoli sempre avvolti nel materassino. Perfect.